Allora Gio, ci avevi già provato prima con un colpo di testa fermato solo sulla linea, ce l'hai fatta al 91esimo di destro, il gol in Mischia che è valso 3 punti importantissimi. Sì, no, sono contento della vittoria perché la squadra se lo merita e oggi non siamo stati lucidi come al solito, però alla fine sono arrivati 3 punti, quindi ce lo prendiamo, ce lo teniamo stretti e pensiamo già alla prossima. Ci racconti di nuovo l'azione del gol, perché sembrava che potesse concludere prima Garritano, poi Giaccherini, sì. Maggiotta, alla fine sei arrivato tu. Sì, no, abbiamo avuto chance appena prima che mi capitasse la palla e siamo stati sfortunati perché Giaccherino non è riuscito a buttarla dentro, poi io ero lì, ho detto dai, speriamo che mi viene verso di me e quando poi mi è arrivato non ci ho pensato, ho colpito di destro. Senti, in mezzo al campo soprattutto oggi è stata una battaglia sportiva, tanti meriti anche alla Reggiana, è vero siete stati forse meno lucidi di tante altre volte, però c'è anche da riconoscere i meriti degli avversari. Sì, no, oggi abbiamo trovato un avversario veramente molto difficile che ci veniva a pressare tutte le zone del campo e stavano molto alti e non siamo riusciti, come ho detto prima, a giocare come sapevamo, quindi c'era da combattere e siamo riusciti a tenere comunque... a stare sempre dentro la partita e fortunatamente ci è arrivato il gol alla finale. E proprio per questo motivo, perché è così importante vincere una partita del genere? Sì, vincere una partita del genere è molto importante perché quando sai di non aver giocato bene e poi ti arriva una vittoria così, non può che aiutarti nelle prossime e soprattutto mettere quell'attenzione in più per poi chiudere prima la partita e comunque portarla in un'altra direzione. Per concludere, è stata la dimostrazione ancora una volta, ma ormai non ce n'è più bisogno, che questo è un grande gruppo, ha una forza mentale, una coesione che veramente possono portare la squadra davvero lontano. Sì, noi abbiamo un grandissimo gruppo e penso che tante partite ci ha fatto la differenza, dove non è arrivata la tecnica è arrivata la forza del gruppo e dobbiamo andare avanti così, tutti uniti e nello stesso obiettivo.